Uno 0-0 che più 0-0 non si può. Quello che mettono in scena Notaresco e Rieti nel 90 minuti noiosi, senza sussulto alcuno, e con il rossoblù che probabilmente pagano le due settimane con quattro impegni ravvicinati. Epifani sceglie il trio Cancelli, Frulla, Banegas alle spalle di Dos Santos, con Bianciardi e Blando dietro, ma non riuscirà mai a trovare lo spiraglio giusto. Ordinata la formazione di Campolo, poche concessioni allo spettacolo, solidità difensiva invidiabile che consente di avere ancora la porta inviolata dopo 180 minuti di torneo. Supremazia territoriale dei padroni di casa in avvio, che però almeno nella prima metà di frazione non impegnano Saglietti a grandi parate. E dire che Cancelli sembra ispirato soprattutto come quando al 14esimo dialoga con Dos Santos chiamando la difesa ospite alla chiusura. Un minuto e la punizione di Frulla mette un po' in imbarazzo la retroguardia reatina. I piazzati del numero 8 sono sempre velenosi. Al 23esimo la sventola, che sarebbe un traversone, spunta tra una selva di gambe, con Saglietti chiamato alla deviazione provvidenziale in corner. De Rieti non tantissime tracce, solo qualche sortita al 31esimo, quando Sorrini stende zona e Orchi prova la battuta da piazzato da posizione defilata, che termina però alta sopra la traversa. Nessun cambio all'intervallo, ma un Rieti intraprendente come al 51esimo, quando Elefante imbecca Esposito, che mette al centro un pallone che sembra innocuo ma che sfugge a Sciba, che rischia il patatrac pallone sopra la traversa. Campolo inserisce Fioretti e Gualtieri perché inizia a crederci, Epifani, Gallo e Marchionni, ma la gara dell'esterno dura solamente 4 minuti perché Marchionni si fa male e deve sostituirlo immediatamente Mancini. Nei Rieti entrano anche De Fato e Scognamiglia, ed è quest'ultimo a toccare di testa il piazzato di Elefante, ad insaccare le spalle di Sciba, ma in un'azione irregolare, con l'arbitro Deusagno di Faenza che annulla dopo qualche istante, dopo l'esultanza sfrenata ma strozzata del numero 20 reatino. Notaresco imballato, tanti errori in costruzione, Epifani gioca nel finale la carta Cesareo per Frulla, ma i rossoblù non creano nulla, centrando un pareggio che permette di salire a quota 4 punti in classifica senza fermare, una marcia che dovrà però ricominciare contro un Agnonese in clamorosa difficoltà.